dire la differenza tra rischio e pericolo? Oddio, un altro indovinello. Boh, credo sia la stessa cosa. No, caro mio. Oh, allora Saputella, per favore, spiegamelo tu. Ti ricordi la favola dei tre porcellini? Sì, è che ho 2 anni. Mamma mia, come sei suscettibile. Il lupo rappresenta il pericolo. Il rischio è la probabilità che il lupo si mangi i 3 porcellini perché ha distrutto le 3 casette. Ti ricordi come sono fatte le casette? Sì, era una di paglia, una di legno e una di mattoni, giusto? Sì, bravo, hai una buona memoria. I maialini che sono più a rischio sono quelli delle case di paglia e di legno, perché è più probabile che il lupo le distrugga e si mangi i 2 porcellini, hai capito? Sì, sì, sto iniziando a capire, ma... Aspetta. Che vado a Einstein. Rischio, che identifichiamo come R, è uguale a P per V per V. Ok. P è la pericolosità, cioè la probabilità che accada quello specifico fenomeno, appunto essere mangiati dal lupo. Ok. V è la vulnerabilità, cioè il grado di perdita degli elementi che sono esposti al pericolo in quella determinata situazione. Va bene. Come la fragilità delle casette. VAL è il valore che diamo all'ambiente, agli edifici. Ok, ok, quindi paragonando questa situazione a un terremoto sarebbe come se noi fossimo nella stessa zona, ma tu in un piano completamente deserto, io in mezzo a dei palazzi. Quindi, in caso ci dovesse essere un terremoto, la scossa sarebbe la stessa, ma le conseguenze per noi due sarebbero completamente diverse. Ok, e cosa possiamo fare? Beh, possiamo ridurre il rischio, non eliminare il pericolo. Per esempio, se io vivo in una casa antisismica, avrò molte più possibilità di uscire indenne da un terremoto. Ok, come io ho molte più possibilità di rompermi la testa se cado dalla bicicletta e non avevo il casco. Già, cominci a capire. Ok.